Il diario economico porta in testa una notizia oggi. Landini ha lasciato la Fiom, i metalmeccanici, è entrato nella segreteria della CGIL, al suo posto c'è andato una donna, dicono, che guiderà questa categoria combattiva, ma una donna che non è stata mai in fabbrica. Vedremo gli sviluppi. Landini è accreditato anche di concorrere all'eredità della Camusso. Mettiamo da parte questa notizia e andiamo al sodo. Domenica, sfogliando la mazzetta del giornale, mi è capitato sott'occhio Le Monde, l'autorevole giornale francese, il quale titola a prima pagina, ma con grande evidenza, e vedrete il titolo di questo giornale, titola con grande evidenza che la finanza rinnova gli eccessi. Ma questo sarebbe niente. Siamo chiamati direttamente in causa. Il giornale, nell'editoriale, scrive che un crack, un nuovo crack, una nuova crisi mondiale è niente meno che alle porte. E l'Italia è il paese della catena con maglie debolissime. Ora, tutto il credito possibile e immaginabile Le Monde. Ma cari telespettatori, io mi fido del notista economico Dino Sorgonà e a lui chiedo subito, ecco, una risposta secca, una spiegazione secca. Siamo Allora, davvero a questo livello? Siamo davvero in questa situazione? sono ormai più di un anno che ogni tanto escono articoli che riguardano la possibilità che sui mercati finanziari ci sia un fantasma. Il fantasma sarebbe una grande bolla finanziaria. Perché? Perché in questo periodo, dopo le due profonde crisi che hanno colpito l'economia mondiale, le banche centrali, sia la Federal Reserve che la BCE, che la Banca del Giappone, insomma le banche centrali, hanno immesso liquidità. Hanno immesso liquidità per cui i mercati azionari si sono sviluppati al di sopra di forze di quanto rispondono al valore reale le proprie azioni. Debito pubblico è stato ampiamente foraggiato dalle banche centrali, per cui tutti si chiedono: ma quando finirà tutto questo? Quando le banche centrali smetteranno di immettere liquidità, che succederà? Allora si sgonfierà questa bolla? Questo è il grosso quesito che si pongono. Ma noi diciamo anche un'altra cosa, ce l'ha detto anche la Banca d'Italia recentemente: lo sgonfiamento non avverrà così di fatto, avverrà allorché i governatori, il presidente della Banca Federale americana, che sta piano piano riportando indietro la liquidità, piano piano, e così avverrà anche con la Banca Centrale Europea, cioè ci sarà un graduale ritorno ai livelli precedenti. Ma quando? Quando si saranno ristabilite le condizioni, cioè quella della domanda aggregata e dei prezzi ai quali miriamo. In Europa, per esempio, l'aumento dei prezzi del 2% ancora non è generale. Questo è il discorso. Quindi la bolla molto probabilmente c'è perché è dovuta all'immissione di denaro e forse a qualche speculatore che ci gioca sopra, ma a governare il tutto ci sono i governatori delle banche centrali che hanno maggior razionalità del mercato. Benissimo, con questa nota precisa, sintetica, abbiamo capito qual è realmente il problema e
E diciamo così, per una volta tanto, l'autorevole Le Monde non fa opinione pubblica. Grazie, Dino, grazie per il Prego. commento.